Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con le parole del nuovo Premier Mario Draghi che ha detto sono fermamente convinto della funzione essenziale della Corte dei Conti all'interno di quello che è l'attività di controllo, un controllo che deve essere intransigente, ma con la stessa fermezza io confido che questo controllo sia rapido. Queste le parole del Premier alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del 2021. Erano presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Camera Fico. Il Premier, l'ex governatore della Banca Centrale Europea, ha aggiunto che il ruolo della Corte diventa ancor più cruciale. Il Recovery and Resiliency Facility riconosce al nostro Paese delle risorse importanti con quella che è una chiara linea di indirizzo, andare ad investire sul futuro. Sta poi a chi governa fare scelte strategiche, a chi amministra eseguirle in maniera efficace ed efficiente e a chi controlla verificare, insomma, che le risorse siano impiegate nel modo più corretto possibile. Ha concluso il Premier, ha detto governo, Parlamento, amministrazione pubblica, Corte dei Conti e tutte le istituzioni del nostro Paese devono essere coprotagonisti di un percorso di rinascita economico e sociale. Aggiornamento con i positivi sul territorio nazionale, con i dati come sempre forniti dalla Protezione Civile Nazionale. Nella giornata di giovedì 18 febbraio sono 13.762 i nuovi contagiati, cui si aggiungono 17.771 guariti e 347 deceduti. I test processati sono stati 288.000. 458 per un tasso di incidenza in lieve risalita più 0,7% che si attesta al 4,8%. C'è un lieve aumento delle terapie intensive con un aumento di due persone ricoverate, mentre scendono di 311 le persone ricoverate presso i reparti ordinari. Non tendono a diminuire i contagi Covid in Campania con il bollettino dell'unità di crisi regionale che fa segnare 1.573 nuovi positivi a fronte di 19.886 tamponi, test totali, anzi processati, con 2.829 test antigenici. I deceduti sono stati 29, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza, ma soltanto contabilizzati nel più recente aggiornamento, per un totale dei deceduti di 4.082 persone. I guariti sono stati 2.041. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti letto a disposizione della regione e ne sono occupati 110, mentre invece per quanto concerne la degenza ordinaria sono 3.160 i posti a disposizione tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.290. Una missione di grandissima importanza si è completata nella serata di ieri, perché il rover Perseverance della NASA è arrivato su Marte. Il segnale, arrivato a distanza di 11 minuti dall'evento a causa del ritardo delle comunicazioni tra Marte e la Terra, ha indicato che il rover ha toccato il suolo ed è pronto ad aprire una nuova fondamentale pagina per l'esplorazione spaziale. La missione infatti è destinata a cercare delle tracce di vita passate e a raccogliere i primi campioni del suolo marziano, che nel 2031 saranno portati poi sulla Terra da una staffetta di missioni dove anche l'Italia avrà un ruolo di grande valore. Un lungo applauso dal centro di controllo statunitense ha accompagnato l'arrivo del rover, che ha già inviato a terra presso appunto la stazione le prime immagini quando ha toccato il suolo. Il veicolo è arrivato nel cratere Jezero, uno dei luoghi più suggestivi per cercare proprio tracce di vita, perché il bacino è il bacino di un antichissimo lago. Dunque vuol dire che nei sedimenti si potrebbero contenere
quelle che sono tracce di vita passata. La missione che ha portato Perseverance su Marte è Mars 2020, lanciata lo scorso 30 giugno del 2020 ed è gestita dal Jet Propulsion Laboratory della NASA. La sonda ha percorso quasi 3,9 milioni di chilometri in poco più di 7 mesi ed è stata la terza a raggiungere Marte nell'arco di 10 giorni dopo la missione Hope degli Emirati Arabi Uniti e la Tianwen 1 della Cina. Delle tre missioni, però, è stata la prima a rilasciare un rover sul pianeta rosso, considerando che l'altra, ovvero quella cinese, lo farà soltanto a maggio. Allora, per i prossimi 2 anni, il rover setaccerà il suolo per raccogliere poi i primi campioni che, come vi dicevo, saranno poi portati sulla Terra tra una decina di anni. Ritorniamo nel nostro paese perché nel periodo dal 27 gennaio al 9 di febbraio l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari allo 0,99%, in crescita rispetto a quanto si è visto nella settimana precedente. Questo è uno dei dati principali che sono emersi dal consueto monitoraggio settimanale effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità. Dunque l'incidenza dei casi Covid è cresciuta e in data odierna le regioni conosceranno il colore che verrà loro assegnato a partire dalla prossima domenica. Il rischio, in realtà neanche tanto remoto, è che mezza Italia possa ritornare in arancione, anche se sono tanti i governatori, tra cui Lazio, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia, ad anticipare quelli che sono i dati, annunciando di essere in regola per restare in giallo. C'è una buona notizia perché una regione, ovvero la Val d'Aosta, potrebbe essere la prima a inaugurare ufficialmente la zona bianca. Qualora dovesse essere confermata per la terza settimana consecutiva l'incidenza di meno di 50 positivi su 100.000 abitanti. Quello che sembra ineluttabile è il passaggio dell'Abruzzo in tutta la regione in zona rossa. Il governatore Marco Marsilio aveva già messo in lockdown le province di Pescara e Chieti. L'esame di maturità per il 2021 non prevederà prove scritte, ma soltanto l'orale. Lo ha confermato al Corriere della Sera il nuovo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Il maturando dunque partirà da un elaborato ampio e personalizzato su quelle che sono le materie di indirizzo, andandolo a concordare con il consiglio di classe. Da lì poi comincerà l'orale, che si svilupperà sulle altre discipline. La missione all'esame sarà disposta in sede di scrutinio dal consiglio di classe. Le prove però, come era già stabilito in precedenza, inizieranno dalla prossima metà di giugno. A Napoli l'ASL Napoli 3 Sud ha iniziato la somministrazione delle dosi di vaccino anti-Covid, impegnando i medici di medicina generale, diventando la prima in Campania che firmerà appunto un accordo con i principali sindacati di categoria. Con questo accordo, che è in linea con quanto sottoscritto a livello nazionale, ha detto Vincenzo Schiavo, il segretario vicario di Finge Campania, i cittadini si potranno vaccinare con l'assistenza dei medici di famiglia che da sempre si prendono cura delle loro condizioni di salute. Per l'accordo sono stati individuati 30 siti vaccinali tra l'ASL Napoli 3 Sud e i sindaci dei 30 comuni di competenza della stessa ASL, che fornirà personale su turni di 6 ore. Si parte la prossima settimana con gli ultra ottantenni, come riporta l'agenzia Dira, ai quali sarà somministrato o il vaccino Pfizer o quello Moderna. Nel napoletano, durante un controllo del commissariato di Torre Annunziata in zona via Vittorio Veneto, gli agenti hanno individuato delle urla, risate e musica ad alto volume che provenivano da un ristorante locale. Entrati hanno constatato che il locale era addobbato con palloncini ed erano stati allestiti tavoli da buffet decorati con candele e festoni ed era stata predisposta anche una console per la musica, dunque una vera e propria festa in barba a quelle che sono le restrizioni anti-Covid. Si trattava infatti di una festa di compleanno per un 43enne. All'interno c'erano 57 persone tra invitati
ed organizzatori, alcuni anche con precedenti penali. Sono stati tutti multati per aver violato le disposizioni anti-Covid e uno degli invitati, un 44enne di Macerata Campana, è stato denunciato anche per aver violato la misura dell'avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente cui è sottoposto perché è stato trovato in possesso di un cellulare. Infine, il gestore del locale è stato sanzionato per appunto la violazione delle disposizioni anti-Covid ed è stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale per 5 giorni. A Caserta, nuovo aumento degli attuali positivi sul territorio con 16 persone contagiate in più da quello che è il saldo evidenziato dal bollettino del 18 febbraio. Sono 180 i nuovi positivi, come vedete in grafica, a fronte di 2.438 test processati per un tasso di incidenza del 7,3%. I guariti sono stati 162 con 2 i deceduti. Discesa importante dei contagiati a Caserta, che fa registrare attualmente 226 casi attivi, restando tra l'altro l'unico tra i 104 comuni della provincia con oltre 200 casi attivi. Infatti a 199 c'è Maddaloni, poi Marcianise con 177. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli esce sconfitto dalla trasferta iberica di Europa League contro il Granada e mette seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. La prossima settimana, giovedì, in campo al Diego Armando Maradona, servirà un'impresa agli azzurri per ribaltare il 2-0 dell'Estadio dello Scarmenes per appunto passare la qualificazione. I gol della vittoria dei padroni di casa sono arrivati in breve tempo nella prima frazione di gioco. Al 19esimo, su un traversone dalla destra dell'ex Chelsea Kennedy, è arrivata lo stacco decisivo di Yangel Herrera ed è stato poi lo stesso brasiliano alcuni minuti più tardi a finalizzare il 2-0 con un bel diagonale di sinistro. Gattuso, deluso al termine della sfida, ha detto: c'è bisogno di più precisione, bisogna anche rivedere l'approccio alla partita, ma per quello che abbiamo effettuato comunque in campo avremmo forse meritato qualcosina di più. È fondamentale adesso però recuperare i giocatori, ha chiusato il tecnico, anche se superiamo il turno in 10 contati non possiamo andare avanti. Buone notizie infine però dall'infermeria, perché nella mattinata di venerdì il club azzurro ha comunicato che i due calciatori coinvolti con il discorso Covid, ovvero Fosi Ghulam e Kalidou Koulibaly, sono appunto guariti dal virus. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.